Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto beh, anch'io faccio i complimenti a questa realtà, sono qui. E sembra tutto così bello. Io la inviterei a dirci se le va, se c'è stato un flop, un progetto magari su cui avete investito e che poi è andato male. Se poi non può rispondere a questa domanda, le volevo farne un'altra sui documentari. Avete pensato, visto che ne avete prodotti tanti, a portarne di più al cinema? Perché ultimamente diciamo, anche il cinema documentario sta prendendo piede nelle sale, soprattutto quello di arte, abbiamo visto molto. Grazie. Allora, è chiaro che ci sono dei... non voglio fare nomi, eccetera. Flop bisogna capire da che punto di vista. Perché... il risultato di un film, secondo me, è rispetto alla capacità di raggiungere il pubblico di quel film, che sia grande o che sia piccolo. Quindi non è l'incasso in valore assoluto del flop. Ci sono dei film che possono fare incassare 300.000 euro e probabilmente sono stati un successo, quindi non possiamo giudicare in questo senso. Sì, è chiaro che tra tutti questi film ci sono dei film che non vengono bene come ti aspetti. Certo, questo capita perché cinema, se no li vedremo, facciamo come Netflix, li vediamo dopo, se ci piace lo compriamo. Purtroppo noi dobbiamo scegliere intanto tra mille progetti e poi tra quelli che facciamo seguirli e poi devono essere realizzati. È chiaro che non tutti, alcuni vengono meglio di quello che uno ci si aspetta, altri purtroppo non vengono allo stesso livello. Però, ripeto, un film deve raggiungere il suo pubblico. Vi faccio un esempio, ho fatto poco prima in un'intervista, quando lo stesso Fuoco al mare raggiunse, mi sembra, un incasso di un milione e cento di euro, per noi direi cinema di 01 valeva come i 15 milioni di siani, anzi forse anche di più, perché lì eravamo arrivati non solo al pubblico di quel film in sala, ma probabilmente l'avevamo anche allargato grazie al premio, grazie alla grande notorietà del film, comunque oggettivamente difficile da vedere, non era una passeggiata di salute. Mentre il grande film popolare forse magari non aveva raggiunto tutto il pubblico popolare che poteva raggiungere, quindi insomma bisogna capire su quali criteri ci si basa. Poi quando noi vediamo il film fatto, io dico sempre a tutti noi, a tutta la squadra, dobbiamo capire prima che esca in sala se noi siamo soddisfatti di quel film, cioè la domanda è: questo film ha un senso, ha avuto un senso per noi produrlo? Io le dico che nella stragrande maggioranza dei casi, più del 90%, sì, la risposta è sì, ha avuto un senso, il senso può essere diverso, il senso qual è? Avere, fare una storia forte, fare cinema civile, un film che potrà avere una lunga vita sulle finestre, può avere un successo commerciale, può andare a un festival, può prendere un premio, quindi i sensi sono tanti. Però noi giudichiamo il film il giorno prima che esce in sala, non dopo, perché l'incasso a volte non è, soprattutto poi in ultimità, tempi, non è indicativo del valore assoluto, non è un indicatore assoluto del film, del valore di quel film. La seconda qual era? No, grazie per questa domanda invece, in questo ne abbiamo parlato poco. Ma dunque, noi abbiamo rilanciato sicuramente il film documentario, il documentario cinematografico, come lo chiamiamo noi, cinema della realtà. Ne abbiamo fatti tanti di grande livello, di grande qualità, che hanno vinto premi in tutto il mondo, che sono andati a festival o anche in concorso e che sono usciti al cinema. Moltissimi dei film dei documentari in produzione vanno in sala. C'è una nuova epoca del film documentario. Poi è chiaro che il pubblico è, come dicevo prima, molto piccolo per questo tipo di prodotto, però poi ci sono i documentari più pop, tipo il documentario che abbiamo fatto su Pino Daniele, che ha incassato quasi un milione di euro, ad esempio, ma ci sono, lo stesso Fuoco a mare è un film della realtà, non è un classico, non è certo un film di finzione, ma abbiamo quelli di Minervini che sono andati in concorso, gli ultimi due, il primo a Cannes e il secondo in concorso addirittura ufficiale a Venezia lo scorso anno, come altri film, come altri magari documentari che magari sono un pochino più di appeal televisivo. Ad esempio, abbiamo fatto uno che uscirà il 5 giugno, lo presenteremo il 5 giugno sulla Corte Costituzionale, ma non è un documentario di Ascalio, sono i giudici della Corte che escono e vanno nelle carceri, oppure un documentario che andava poco tempo fa in televisione sull'Aquila. Però la stragrande maggioranza dei documentari che noi contribuiamo a realizzare sono documentari che escono in sala.